Buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Giovanni Paolo II per la 13ª giornata del campionato di promozione Girone B. Oggi si affrontano Materica e Casette Verdini, una partita che mette di fronte due squadre che sono agli antipodi della classifica, con il Materica prima a pari merito con 22 punti dopo 12 giornate, il Casette Verdini che invece naviga in acque più profonde con i play-out che si stanno pian piano concretizzando e le ultime posizioni a classifica che si avvicinano sempre di più per la formazione di mister Lattanzi, chiamato oggi a provare un'impresa nel campo della capolista, a portare via qualche punto che servirebbe non poco per invertire una rotta che è di molto lontana rispetto a quella tracciata ad inizio anno. Materica, che da quando è tornato Paolo Passarini sulla panchina non ha ancora perso, soltanto vittoria in campionato questa stagione, non ha ancora perso punti in casa, solo pareggio o vittoria, nessuna sconfitta per la formazione di Materica, con invece Casette Verdini che fatica un po' di più fuori dalle mura amiche, nonostante l'ultima vittoria sia arrivata proprio sul campo della Marina Palmense per 1-0. Inizia ora il match con il primo pallone toccato dal Casette Verdini. Parte Giacchetta che va direttamente verso la porta, il pallone che viene deviato e poi il tiro di Paradisi che da due passi non trova lo specchio della porta. Se numero 6 si allontana e quindi rimane solo Gobbi, che da come è posizionato sembra voler andare direttamente in porta. A parte il numero 2, il pallone che si abbassa ma non a sufficienza e a far ripartire il Materica, che adesso va al cross che diventa quasi un tiro e deve metterci una pezza Ripani, ancora sul tiro cross di Giacchetta che ci ha provato dalla lunga distanza, una traiettoria strana aiutata anche dal vento, stava per beffare Ripani, ancora Merli per Paradisi, pallone che diventa buono per il numero 3 che entra in area di rigore, prova il tiro a giro e il pallone che finisce di un nulla al lato della porta, difesa da Ripani, grandissima preparazione qui a parte del numero 3 con il Materica che al 29esimo va ancora vicino al gol che poteva sbloccare questo match. Con il 47esimo è scaduto ora, stiamo andando oltre, vedremo se concederà qualcosa di più l'arbitro con Telloni, e adesso arriva il duplice fischio, finisce qui il primo tempo, fermi sullo 0-0, tutti a prendere un tè caldo per contrastare il vento che si sta alzando pian piano sempre di più sul campo del Materica. Inizia il secondo tempo con il primo pallone giocato dal Materica, c'è stato un solo cambio nel corso dell'intervallo con Iori che è entrato al posto di Dell'Aquila. Poi Tidiane non commette fallo, recupera il possesso del Casette, Romaschi tra le ancora il numero 11 e prova la conclusione da fuori, c'è la parata di Ginestra, pallone che poi era per Iori che non può arrivare, ci arriva Giacchetta, va il numero 7 che vuole la conclusione, la prova e il pallone che finisce al lato di un nulla della porta, difesa da Ripani. Se il vento si alza anche tanto lo si vede da come si muove la bandierina, anche parte rossa, va al cross, traiettoria strana che finisce addosso a Palmucci e si ripartirà dal rinvio dal fondo con Cacole, adesso si scaldano tanto gli animi, pallone in avanti ancora Palmucci che ritorna su Gobbi, ancora il numero 2 che prova a caricare a Palmucci che alla fine deve appoggiarsi a Moschetta, perdono qui un pallone rischiosissimo, Gobbi in rigore, prova a metterla al centro, il tiro, si sblocca il match con il gol che arriva al minuto numero 36 su un errore clamoroso del Casette Verdini che ha perso una palla ingenua, veramente ingenua, con Palmucci e Moschetta. Ringrazio Gobbi che mette il cross e arriva il gol del neoentrato Iori che sblocca il risultato al 36esimo del secondo tempo. Quando va Russo direttamente in porta, la parata di Ginestra che fa un super intervento, aveva provato a sorprendere subito sul primo palo il portiere della Materica Russo, conclusione deviata in corner, va il numero 17 al cross sul secondo palo, può arrivare Romaschi,
La porta al centro, Marchesi, Marchesi, ancora Marchesi, non riesce a trovare la conclusione, Russo, la paratona di Ginestra, una mano che nega il pareggio al Casette, che aveva costruito un'ottima azione, grandissimo però l'intervento a parte estremo difensore del Matelica. Va adesso Russo, alla conclusione, pallone che rimane lì, poi non riesce nella deviazione Menchi. Ancora Ginestra, Russo infatti la batte corta per Bordi, che va al cross sul secondo palo sul quale non arriva nessuno, pallone che rimane lì, la conclusione di Menchi, che da due passi simile a quanto avvenuto nei primi minuti del match, a parte invertite con Paradisi, da veramente vicinissimo non riesce a trovare la via del gol. Va Russo al cross, traiettoria, rientrare Ginestra, pallone che rimane lì e poi non arriva il gol per un nulla. Con la deviazione da due passi che non arriva, arriva solo la deviazione difensiva. E altro corner per il Casette, adesso tanti mischi in area di rigore. E arriva il triplice fischio e finisce qui. Arriva la quarta vittoria consecutiva per il Matelica, che con un po' di fortuna supera anche l'ostacolo Casette Verdini in una partita non difficile tanto per l'avversario ma per le condizioni in cui si giocava. Un Casette che comunque ha tenuto testa nonostante le molteplici defezioni alla prima in classifica e fino al 36esimo del secondo tempo stava portando a casa anche un punto d'oro. Il gol però di Iori e la disattenzione difensiva compromettono ancora di più la classifica per mister Lattanzi e i suoi, che dovranno adesso ripartire subito dalla prossima alla ricerca di un risultato che manca da ben due partite, con la seconda sconfitta consecutiva che si è maturata dopo la sconfitta settimana scorsa contro l'Aurora Treia. Da Leonardo Cotognini è tutto, si ringrazia lo studio fotografico Fotosi di Mirko Isidori a Villa Potenza e linea alla prossima partita. Allora, siamo con mister Passarini, quarta vittoria consecutiva, primo posto blindato. Era una partita difficile, però siete riusciti. Il cambio di Iori ha portato al gol. Quanta soddisfazione c'è nell'aver azzeccato il cambio che poi ha portato alla vittoria? Ma non ho azzeccato niente. Io, quando c'hai un giocatore come Iori, ti puoi permettere di farlo entrare nel secondo tempo. Non c'è niente azzeccato. È lui che è stato bravo ad ingoiare il rospo, perché comunque un giocatore come lui, se si mette a disposizione in questo modo, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Se tutti capiscono che una squadra che vuole arrivare lontano c'è bisogno di umiltà e comunque di sacrificio e di capire che lo spazio c'è per tutti, andremo lontano, ecco. Due vittorie, le ultime due contro due formazioni ostiche, prima contro la San Giorgese fuori casa, adesso contro i Casette Verdini, non tanto per l'avversario ma anche per le condizioni del tempo che comunque non aiutavano a un gioco semplice, quindi con la palla a terra. Comunque ne siete usciti fuori. Nello spogliatoio ha detto qualcosa, l'avevate preparata in modo diverso e poi vi siete dovuti adattare, oppure è andato più o meno come si aspettava? No, è chiaro che il tempo è stato determinante, il vento nel secondo tempo soprattutto ha determinato un po' quelli che lo svolgimento della gara, però direi che i punti abbiamo meritato, perché comunque abbiamo calciato molto in porta e soprattutto alla fine siamo stati bravi a soffrire, perché comunque con il vento loro avranno avuto non so quanti calci d'angoli di seguito e abbiamo saputo tenere botta, lì siamo stati una squadra compatta e credo che la vittoria sia meritata. Ultima domanda, invece cambiamo completamente tema, lei è tornato dall'esperienza in Arabia, quindi le chiediamo cosa si porta via da quell'esperienza lì e quali sono le differenze più grandi che ha visto tra il gioco là in Arabia e qua in Italia? Guarda, sinceramente non è che non voglio rispondere, però io adesso sono concentrato qui, il mio obiettivo è il Matelica, è portarla il più in alto possibile, e quello che è stato per me è un buon ricordo sicuramente, ma adesso voglio focalizzarmi e concentrarmi solo in questa avventura qua. Qui con mister Lattanzi, è arrivata la seconda sconfitta consecutiva dopo un match giocato, diciamo, più sulla difensiva nel primo tempo, poi nel secondo siete venuti fuori e probabilmente meritavate qualcosa di più. Diciamo che abbiamo fatto una buona gara, buona prestazione, usciamo a testa alta da
da questa partita sicuramente. Primo tempo credo che il Matelica ha avuto più possesso palla, perché così doveva essere, così avevamo impostato la partita. Chiaramente siamo venuti qua largamente rimaneggiati, soprattutto nel reparto offensivo, quindi abbiamo impostato una partita dove cercavamo di sorprenderli con delle ripartenze, quindi abbiamo lasciato un pochino più del campo a loro. E credo che la partita però l'abbiamo impostata bene, perché loro alla fine hanno avuto possesso palo ma poche occasioni da rete. Secondo tempo sicuramente aiutati un po' dal vento, che il secondo tempo l'avevamo dalla parte nostra, primo tempo contrario, secondo tempo un pochino più forte sicuramente, abbiamo creato qualcosa in più, ma purtroppo non siamo stati bravi a finalizzare, anche perché, ripeto, in questo momento la rosa è un pochino corta, manchiamo di un po' tutto il reparto offensivo, e quindi si fa fatica, poi si costruisce, ma si fa fatica poi a concretizzare alcune occasioni. Però non mi lamento molto della partita di oggi, perché venire qua a fare una buona prestazione contro il Matelica non era facile, noi ci siamo riusciti. Peccato per il risultato, perché l'abbiamo persa poi a 8-9 minuti alla fine, su un grosso regalo nostro. Non è stata sicuramente una azione del Matelica prestigiosa, ma purtroppo è stato un nostro regalo e un errore difensivo che non ci possiamo permettere, un peccato un po' di inesperienza, di gioventù, che dobbiamo andare a limare e migliorare. Però ripeto, sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi oggi, ripeto, uscire qua con un risultato positivo sarebbe stato sicuramente molto importante, non tanto per la classifica ma per il morale, perché i ragazzi si stanno impegnando, stanno facendo molto bene, ma purtroppo in questo periodo riusciamo a raccogliere troppo poco per quello che facciamo. Quindi sarebbe stato molto importante venire qui a casa della capolista e fare sicuramente quel pareggio che credo sarebbe stato più giusto, anche per quello che si è visto in campo. E dopo praticamente un mese e mezzo dal suo ritorno sulla panchina del Casetti Verdini, da quando ha ripreso in mano la squadra, qual è l'aspetto sul quale sta lavorando di più, sul quale sta cercando di far migliorare più i propri ragazzi? Ma intanto credo che oggi abbiamo fatto una buonissima gara sotto l'aspetto difensivo. Credo che la fase di non possesso l'abbiamo fatta molto bene, la fase difensiva l'abbiamo fatto bene, lì abbiamo lavorato bene in questo periodo e dovremo continuare a lavorare bene, nonostante prendiamo qualche gol di troppo, ma può capitare. Quindi lì siamo sicuramente cresciuti, ora dobbiamo però crescere nella fase realizzativa, perché siamo molto carenti nella fase realizzativa, e quindi non può essere solo la scusante che mancano dei giocatori, dei finalizzatori importanti, che in questo momento non abbiamo. Quindi non abbiamo questi, però dobbiamo sicuramente far meglio, perché questa squadra può far meglio anche in fase realizzativa. Quindi testa alta, e andremo a lavorare anche nelle prossime settimane su questo, perché poi, insomma, ripeto, sono contento, perché la squadra vedo che, insomma, lotta, ha lottato su ogni pallone, ha creduto fino all'ultimo di poter portare a casa almeno il risultato, perché poi siamo stati, se vogliamo, bene, non è bello parlare, io non parlo mai di fortuna sfortuna, però siamo stati anche un pizzico sfortunati nelle tante occasioni che abbiamo avuto nei minuti finali, anche in quelle mischie dove magari in momenti diversi del campionato la palla ti va dentro. Poi una volta trovi invece un pizzico di sfortuna, una volta trovi un super non più giovane portiere come Ginestra, che invece ha chiuso la serranda, e quindi la differenza l'ha fatta un po' lui in quel momento della partita. Siamo qui con Gobbi Daniele, difensore del Matelica. È una vittoria importante per consolidare la classifica, una partita pesante per rimanere in vetta. E siete stati bravi a gestire le defezioni, soprattutto metà del secondo tempo. Cosa ne pensa? È stata una partita dura, perché sia con queste condizioni meteorologiche sia per la forza dell'avversario. Il primo tempo abbiamo giocato di più la palla, non siamo riusciti a trovare il gol. Poi il secondo tempo è stato abbastanza difficile a causa del vento, e penso che l'unica volta che siamo riusciti ad andare su siamo stati bravi a sfruttare l'occasione e a fare gol. È stata una partita sofferta, però è subentrato Iori, che siete riusciti a portare la vittoria. Sì, quando è un attaccante come Mauro in questa categoria penso fa sicuramente la differenza.
e ci ha aiutato a vincere questa partita e siamo molto contenti. È riuscito a collezionare anche il suo sesto gol nel campionato finora e nonostante questa vittoria la prossima partita sarà complicata fuori casa contro il Monticelli e che spunti potete prendere da questa vittoria? Beh, sicuramente quando vinci ti alleni più libero e quindi sappiamo che il Monticelli è una squadra forte, è quinta se non sbaglio e oggi ha vinto a Treia su un campo difficile. Dobbiamo andare là con la massima umiltà a giocare a calcio come sappiamo fare e poi vediamo quello che viene fuori. Voglio farvi anche i complimenti perché questa è la quarta partita dove uscite imbattuti, quindi non è solo una bravura tecnica ma anche una bravura di gruppo, di compattezza, che comunque sia giocate molto di squadra. Sì, sì, sappiamo che questa squadra è forte, abbiamo 20 titolari, quando la gente sta fuori sa che quando entra dà il massimo per la squadra e quindi questo è un punto a nostro favore. Siamo qui con Ginestra Paolo e è riuscito a portare una bellissima clean sheet accompagnata da una bellissima vittoria. Cosa ne pensa? Allora, penso che abbiamo fatto una grandissima gara. Oggi era una partita da leoni perché c'era un vento incredibile e di là avevamo una squadra che secondo me è un'ottima squadra, perché il Cassette Verdine è una squadra secondo me di alta classifica. Noi abbiamo fatto la partita perfetta, secondo me non abbiamo lottato su tutti i palloni, abbiamo lottato, siamo stati arcigni, forti, abbiamo resistito anche all'urto, poi ci è andata anche bene nel finale, però penso che questo primo posto in classifica ce lo meritiamo perché siamo una squadra che lotta, sta lottando, tutti stanno dando il massimo, ognuno sta portando il suo mattoncino, quindi secondo me quanto c'è questa alchimia tra noi giocatori i risultati alla fine arrivano. In gran parte questa vittoria è anche merito tuo perché hai portato a casa delle bellissime parate che ha permesso comunque sia al Matelica di continuare a lottare fino alla fine e di poter portare a casa alla fine questa vittoria. Ti ringrazio, sì, sono contento della mia prestazione perché oggi veramente era una partita molto difficile per un portiere con il vento e poi ci sono state delle diverse circostanze loro, ma non è Ginestra, è tutta la squadra veramente è stata una squadra, io direi, dei guerrieri. Questa è la squadra che deve esserci ogni domenica, deve lottare così perché sicuramente i risultati arrivano. E poi, come ho detto prima, il Cassette Verdini è una squadra che secondo me è una squadra molto importante, che ha giocato una grande partita. Poi noi siamo stati sia bravi anche fortunati e quindi siamo felici e continuiamo su questa strada.